Eccoci qua, terzo episodio sul bundle Capcom. Siamo sempre nel 1991 e lo saremo anche nel prossimo episodio. E stavolta con Capitan, come dico io, Capitan Commando. Let's go! Adesso spieghiamo bene. Ascoltiamo un po' di lore. Tra l'altro ho scoperto che questa è Metro City, secondo la fandom di Capcom, io non mi ricordavo. Quindi la stessa Metro City di Final Fight, solo anni nel futuro. Ah, non c'è nessun intero, ah, forse perché me lo fa vedere dopo. Esatto, intanto guardiamo un po' di demo. Eh sì, è una Metro City del 2026. Qui abbiamo Capitan Commando che è il protagonista, fa l'elettricità. Qua addirittura rispetto ai picchiaduro precedente abbiamo un sacco di mosse, possiamo fare l'attacco in dash aereo, cioè in salto in avanti e mossa speciale. Ecco, questo è quello che prenderò io, Jinzu the Ninja, nonché Ninja Commando, perché tutti si chiamano con un epiteto abbinato a Commando. Questo è Mumia Commando, Mac the Knife, come la canzone di Louis Armstrong. Esattamente, che lui ha questa special che gira. Poi l'ultimo, ma non per questo meno importante, è Baby Commando, che è sto fiolino genio che si è costruito sto robot. E niente, lo guida, non ha niente di speciale, insomma, cioè, se non che è un prodigio. E adesso, appena finita la demo, partirei senza indugio, così vediamo la lore. Ah, Age 2, c'è solo 2 anni, incredibile. Esatto, poi ci sono scritte sotto. Si può giocare fino in 3, ma questo a noi non ci interessa. Ecco, già ogni volta sbaglio perché questo bundle non prevede l'uso del touchpad. E siamo giunti già alla select screen. Ninja Commando, ovvero Jinzu the Ninja. In giapponese Sho, perché era in onore di un attore nipponico che faceva film. Ma scusa, non c'era l'intro di qualcosa? Va bene. Oh, mi dispiace perché mi ricordo c'era un pseudo intro. La peculiarità di Jinzu che taglia gente in giro. Abbiamo l'attacco in salto, che tipo Capitan Commando fa il lanciafiamme, sono su diverse mosse. Lui può rimbalzare sul muro? No, non mi ricordo. Bellissima la soundtrack iniziale. Comunque strano che non è partito l'intro, mi ricordo. Forse dovevo attendere ancora un poco. Va bene, intanto noi andiamo. Qui sì, si possono guidare i mech, ma non mi fanno impazzire. Com'è che si toglieva? Ecco, facendo la special, io voglio il bazooka di Commando di Schwarzenegger. E c'è il primo boss che sta, secondo, vedi? Senza cutscene capiamo che sta rubando da una banca, forse ai nemici servono dei approvvigionamenti, insomma. No, ecco, le armi sono scomparse. Ok. Cavolo, un ninja con la pistola, giustamente. Gun to a sword fight praticamente. Abbiamo un follower grandissimo. Stiamo giocando a Captain Commando e per la retrospettiva del bundle Capcom di questi beat 'em up. Siamo nel 1991, Captain Commando. Siamo al primo boss, quindi sei arrivato giusto in tempo per la Souls, diciamo. Tante armi da usare in questo gioco, sono diverse cose da raccogliere. E Jinzu the Ninja, quello che sto utilizzando io, può utilizzare gli shuriken, mentre gli altri personaggi li raccolgono e basta per. Oh, cosa fa? Mai vista questa mossa. Ninja con lanciarazzi, giustamente. E abbiamo vinto così. Museum. Comunque volevo dire che le iniziali di Capitan Commando, ovvero Cap e Com, appunto formano la scritta della loro software house, pure Capcom, che in verità sì,
Sei backup sul computer. Come mai questa scelta? Questa scelta perché Capitan Commando era un po' la mascotte di quei tempi di Capcom, solo che dopo non si è fatto più sentire, niente, è cambiata. Qui sono le Poison e Roxy della situazione. Sprite sempre molto belli. Infatti vedi, fa il calcio volante se non sto correndo, altrimenti utilizza la spada, che è molto più efficace, infatti. Doppio tocco. Guarda, mi dispiace non poter usare l'arcade stick che ho preso perché non mi funzionano le cuffie. È un stick molto buono, con i componenti tutti Sanwa, però questo mi faceva morire da ridere, sto pesce da fiore. Però non si possono utilizzare le cuffie con questo arcade stick. Giustamente siamo in un museo, siamo nel reparto preistorico dell'uomo, e ci sono i cavernicoli. Organo Samson. Forse per l'intro dovevo aspettare la spiegazione, non lo so. Però partivano demo in continuazione. Ecco. Prima morte questa, non mi rendo conto. Che a forza di spiegare. E poi le combo cambiano anche premendo avanti e no, questo è non premendo avanti, invece premendo avanti si fa un'animazione lievemente differente. Loki stress Strom. Questo però è Strom Junior. Oh, comunque c'è un modo per farlo, no damage ovviamente, e noi non lo stiamo facendo, perché ricordiamo, anche se abbiamo crediti infiniti, cerchiamo di giocare al meglio, anche se per ora la puntata non è iniziata delle migliori. Ecco, sto attacco basta saltare, però cerco di non lasciargli tregua, poi è stato incendiato da Danny DeVito. Ma in realtà lui sembra uno che veniva alle superiori, faceva attività fisica alle superiori come che era di un'altra classe, ed era così, uguale, basso così, e infatti c'aveva 5 in educazione fisica. Ok, secondo boss andato. Intanto controllo se lo streaming è ok sull'app. Dice che non sono online, ma non è vero. Che livello era? Non ho visto, penso sia Ninja House il terzo. Cartello Capcom, solito tramonto capcomoso che mi ricorda un po' lo stage di Final Fight che abbiamo visto qualche puntata fa. Beh, se non altro, come abbiamo già detto, siamo sempre a Metro City del 2026, abbiamo detto. Questa cosa non la sapevo, ma ha stupito, quindi c'è tutta questa lore, quindi è il futuro. Infatti stavo vedendo dei bozzetti di Capitan Commando e lui era chiamato Future Fighter, scritto proprio Fighter, perché come se fosse un classico misspelling dell'English giapponese. Carol ci saluta. Comunque Jinzu The Ninja, madò, è il mio idolo di quando ero piccolo. Io volevo essere Jinzu The Ninja, come cuore proprio, mi piaceva un botto. Uno dei miei personaggi preferiti di sempre, può darsi. Questo ninja del futuro, si può dire, comunque lui non disdegna qualche pistola laser. Sì, questo è il livello tema nipponico, infatti vedi ci sono i nomi Musashi Kojiro, sono quei samurai famosi, Kojiro Sasaki e Musashi Miyamoto, no? Sasuke, anche famoso ninja. Non di Naruto, mi raccomando, facciamo la special. Morto Musashi, perfetto. Vabbè, io qua sono a tema in questo livello, in questo stage.
Comunque adoro i giochi dove con il doppio tocco puoi fare il dash, perché puoi correre e spesso fare diversi attacchi. C'è anche l'attacco in corsa, spettacolare. Sì, questo si poteva giocare fino... Eccolo. Vedi, Ginzo lo può usare. Può usare fino a... Vedi, quanti ne ha usati? 4 o 5. Solo lui giustamente sa come usare i shuriken. Insomma, si può giocare fino in 3. Non so se c'è una versione da 4. Mi pare strano perché molti cabinati erano da 4. Però mi sa di no. Perché se no in questa collection ce l'avrebbero fatto fare, vero? Non sono sicuro. Negli altri episodi non abbiamo parlato dei porting. Comunque sia, tutti quelli che abbiamo giocato sono stati porting negli anni successivi per Super Nintendo, ma purtroppo inferiori. Perché l'arcade, appunto, abbiamo già detto che siamo sempre su una CPS1, come il gioco precedente, dell'episodio precedente di King of Dragons. Che è questa scheda avanzata di Capcom che fa girare certe cose. E su Super Nintendo comunque, nonostante era una buona macchina, una volta la versione console non era così prestante come poi sarà negli anni a venire, anzi addirittura alcune versioni console erano anche meglio, tipo Tekken, così Tekken 2. Io mi ricordo c'era la recensione su Console Mania di Tekken, c'era scritto recensita la versione da casa, per dire che era una roba eccezionale, no? Infatti. Però una volta era così, le conversioni casalinghe erano... Questo chi è? Kanjuro di... No, è un ovviamente ispirato ai kabuki di una volta. Non sto giocando bene, vabbè, solo... L'importante è la lore. Dopo, qua tanto abbiamo crediti infiniti, cerco di fare il meglio possibile. Adesso fa si sdoppiavano, chiamava gli sgherri. E quindi sì. Arcade sempre il meglio. Anche se c'erano alcune versioni non male, non... che erano comunque accettabili, cioè se non altro ce lo avevi a casa senza andare a buttare un patrimonio di gettoni in sala giochi. Questo è il boss più figo, perché io sono amante del tema nipponico di... Posso avere anche uno shuriken? Ve lo rubo. Comunque lui è stupendo, lo sospetto mi fa impazzire questi capelloni da kabuki. Soundtrack. Totum, bellissimo. Ascoltiamolo un pochetto. Prima di tagliarlo in due con uno shuriken. È stato censurato. Una chitarra. Ho fatto bene a portarmi. Sì, perché qua leggevo che non tutti i giochi tu puoi portare le armi nello schermo successivo. Però spesso sì. Ok, andiamo giù. Ok, mi sono messo la chat sul telefono, così se c'è qualcosa. Dove siamo qui al circo? Questo fa il fuoco e l'altro fa il ghiaccio. Infatti ha vinto lui, perché... Le fate guidare uno per piacere? Ok, ecco, durato 2 secondi, però ok. Non mi interessa, io sono un ninja e vi affetto tutti. Toa, ti congelo già che ci sono. Addirittura il robot.
Ah, questo è uno dei boss più fighi, secondo me. Che c'è sto scienziato, no? Monster, infatti, si chiama e basta. Niente. Non è durato nulla, praticamente. Ecco, questo era ottimo perché ti dà dei bonus, esatto, se tu li rompi con la giusta tempistica. Infatti prima che scompaiano vorrei utilizzare il lanciafiamme, sì, il lanciapazzi. No, mi ha intercettato. Jinzu del ninja. Eccolo, altri bonus. Un tempura, cos'era? Tendon, era tempura. No. Niente, mi interrompe addirittura la combo. Oggi niente, oggi sto giocando proprio più per la lore che per... Possiamo vedere un piccolo spoiler nello schermo a destra. Un personaggio che vedremo più avanti. Come si fa lui a iniziargli una combo senza essere colpito? L'altra volta ce l'avevo fatta, l'altra volta usavo il capitano himself. Ok, tagliato in due monster. Mi dispiace se era tuo figlio, però scusa, tu lo trasformi. E me lo mandi contro, però adesso inizia una sessione fichissima, che non ci ho mai capito niente. Cioè io ho visto fa uno speedrun, questa la fa eccellente, io ho provato a fare la stessa cosa, non funziona, vediamo. Forse non devo prendere il lanciarazzi. Ah no, invece con Jinzo, vedi? Invece ti dirò che con Jinzo se riescono a affettarli in modo migliore. Calcio rotante, calcio volante. Quasi che uno svantaggio prende questo perché... Fantomigasa, ecco, non fare questo, ma fare il calcio volante e spaccare il cartellone. Guarda che roba, manco Strider era così forte. Oh, perfetto, dai. Let's go. Adesso c'è questo mini boss a tempo. No, spero che non ho perso il lanciapazzi. Vabbè, ma basta far così. Ce l'abbiamo fatta. Vabbè, ti dà il tempo rimasto per 100, quindi 2004. Sì, ognuno a fine stage fa la sua mossa speciale, lo fa sto calcio esplosivo. Aquarium, ci siamo già a buon punto, perché a forza di parlare... Dove siamo? Nella città di Bioshock. Com'è che si chiamava? Oddio, c'ho un vuoto di memoria bellissimo, tanto. Titolone... No Gods or King Only Men, l'ha scritta. Oddio, c'ho un vuoto di come si chiama... La città di Bioshock, vabbè. Comunque molto bello, questo immaginario. Però questo è più stile anni 90, proprio queste cupole, sti palazzi, sti skyline, st'attacco. Anche lei è uno sprite che da piccolo mi faceva paura, Mardia, perché è tipo sta donnona mutata coi tubi, c'ha dei tubi se non sbaglio, sì. Però mi piace un sacco. Il robo ghiaccio. Poi non è la prima volta che queste femme fatale hanno quest'arma. Cioè che io vedo quest'arma in questi giochi, tipo una specie di conduttore elettrico. Ce l'hanno anche dei personaggi su Final Fight 2, se non sbaglio. Comunque lui guarda un po' l'occhio dello squalo. In alto, ok. Comunque quello sprite lì mi piace un botto, so. Sto digerendo un attimo la colazione, perfetto.
anche questo molto alienoso con questi artigli. Comunque la trama del gioco è questa, sono della criminalità organizzata tecnologica con mutanti, mezzi robot, così, comandati da un losco individuo che vedremo tra poco, cioè tra poco, tra la fine, siamo già a buon punto. E sta agli eroi di Capitan Commando e i suoi fantastici amici risolvere la situa, e questo è quanto. In una Metro City futurista. Insomma, adesso tanto ci dobbiamo organizzare qua, eh. Comunque chi sta seguendo, se vuole provare a scrivere qualcosa, anche se è curioso, così io vedo se prendiamo due piccioni con una fava, io vi snocciolo qualche dubbio. E intanto vedo se la chat sul cellulare funziona, perché non ho mai capito se in questa modalità che lo sto tenendo funziona. Un vulcano subacqueo, ecco, qui abbiamo Strom, quello di prima, cioè non quello di prima, il padre, l'altro è Strom Junior, e Druk, che sarà l'amico suo, non so, che è comunque una palette swap del boss di prima, che ricordiamo è un classico fare le palette swap. Poi c'è lo stesso moveset, quindi che solo che sono in due. Non so chi è il boss principale, perché mi ricordo che l'altra volta, quando ho fatto le prove, che da un pezzo che non giocavo più a Capitan Commando, se tu sconfiggi quello principale già finisce il livello in ogni caso. Sembra che li abbia incastrati, a meno che questi non... Esatto. Facciamo il colpo... No, l'avevo preso. Perfetto, era Strom giustamente, Druk è rimasto vivo ma si è autolesionato. Madonna, sto stage mi dava un po' il mal di testa, eh. Dopo c'era un pezzo che è peggio forse. Oh, la Gioconda, incredibile. No, la voglio, la voglio. Non l'ho mai preso, no, ti giuro, non l'ho mai visto sto sprite. Varrà un sacco di punti. Tra l'altro l'ho vista quest'anno dal vivo a Parigi. Però è la cosa più brutta dell'Uber, secondo me. Ma adesso non ci interessa perché dobbiamo parlare di retro gaming. Sa chi li lancia quei barili. Comunque sì, abbiamo già detto diverse cose tecniche di storia, adesso c'è solo da vedere i livelli. No, sto pensando se c'era qualche curiosità che mi sfugge, ma abbiamo più o meno già detto tutto, anche perché di solito un gameplay. Sto vedendo, questo è il terzo episodio, un gameplay di un picchiaduro a scorrimento dura quasi un'oretta, Final Fight ci ha messo 56 minuti, poi ovvio non è che lo avvio subito, di solito faccio una chiacchierata iniziale e King of Dragons addirittura che sembra più lungo, proprio perché c'ha i livelli più corti, c'ha più livelli ma più corti, è durato 54 minuti, adesso vedremo con Capitan Commando. Avrei voluto giocarci con degli amici per fare degli episodi, però non c'ho tempo, cioè nel senso loro non hanno tempo, io voglio andare avanti con queste serie, con Ninja con l'M16. Ecco. Un po' come... Non so, Spider-Man giapponese, cioè... Mi piace, ripeto, i riflessi così fluidi.
fatti pixelati. Qui c'è un grande arte fatta di pixel, perché non mi piace dire pixel art, perché questo era proprio un disegno di designer veramente eccezionale. Ancora una volta, è vero, il designer dei personaggi è Akira Yasuda, in arte Akiman. Yasuda faceva dei cognomi, non mi ricordo, mi pare di sì. Come possiamo vedere nelle illustrazioni nel bezel, che sono queste illustrazioni che si mettevano attorno ai cabinati. Vabbè, in questo caso non è un bezel classico, perché di solito ci sono scritte le istruzioni, oppure ci sono degli artwork. Vabbè, sì, questo è solo per coprire, visto che stiamo giocando la versione PlayStation 4. Hanno messo dei, come il gioco è in 4 terzi, questo forse è un po', non è proprio in 4 terzi, sembrerebbe, però sì, no, invece sì. Hanno dovuto mettere, per evitare di lasciare dei bordi neri, un bel artwork di Akiman. Ce ne possono scegliere tre, io ho scelto questo che fa vedere un po' tutti i personaggi. A destra c'è sempre, se ci fate caso in tutti gli episodi, a destra ci sono sempre i protagonisti, a sinistra gli antagonisti, compreso del boss finale. Questo livello è allucinante, se è un po' ripetitivo dello sfondo, però comunque è bello, perché si fa vedere che proprio stanno creando, dovrebbero essere i Musashi, questi che stiamo. Adesso ci ho fatto caso. Dietro sono tanti Musashi, che sono questi qua. È qua che il cattivone di turno sta creando questi esseri, questi samurai bionici. Forse sono veramente cloni di Musashi Miyamoto, chissà, robotici, chissà, mi è venuto in mente adesso. Poi la gente dice dei soul che non ti spiegano niente, invece qua è tutta lore da scoprire giocando. Una volta ti dicevano poco o niente, a meno che non c'era scritto nel libretto di istruzioni o nell'intro. Comunque sono sicuro che l'intro c'è, guarda, mi dà fastidio molto perché l'esperienza così non è completa. Magari appena l'abbiamo finito aspettiamo dopo i titoli di coda qualche secondo per vedere. Questo chi è? Il segretario del boss? Ovviamente. Si vede, sembra uno molto intelligente, ecco, tra l'altro l'ho visto su Artwork lì a sinistra. Tora, Blood. Chi sei? No, pensavo di averlo preso. Il trucco che tu vai nella lane di fianco e gli fai la presa funziona sempre. Questo però fa full screen. Comunque ho visto che quello che fa lo speedrun usa una tecnica particolare che stanna. Tipo, su Street of Rage la riesco a fare, qua non lo so. Tipo, com'è che fa? Tipo lo fa un. Preme più lentamente, non lo so. Così fai sempre la prima hit della combo. Ah, forse così cancellando con lo scatto, boh. C'è una tecnica in particolare. E così l'abbiamo tagliato in due. Cos'è la spaceship? Bellissimo, quindi dopo ci vuole la spaceship per arrivare su Callisto, cos'è che c'era scritto? Comunque mi piacciono i giochi dove ci sono vari status, per esempio c'è l'elettricità, il fuoco, non so se influenzano anche i danni, però mi piacerebbe di sì, magari nei futuri giochi sarà così. Sono solo effetti grafici, di solito l'elettricità stanna. Infatti quel tizio è stato stannato, ma non so da chi.
Bellissima sta soundtrack. È vero, chi è il compositore di Capitan Commando? Mica lo so. Lo vediamo dopo, tranquillamente, perché devo andare a cercarlo ora. Almeno uno lo voglio colpire, un tramezzo, mi sento vicino. Un limone. Fa sta bene. Madonna, questi qui lanciapazzi. Senti quanto gasa sta soundtrack. E yes, ah no, ancora uno, Zed. Ah, vuoi... Ma che non ce lo metti un ascensore in un picchiaduro scorrimento? Danny DeVito mi hanno stufato. No, poverino, quasi mi è dispiaciuto tagliarlo in due. Eccolo lui, il doppelganger. Mi si chiama Doppel e basta, se non sbaglio. Io da qui che l'altra volta, quando ho fatto il ripassino, ho scoperto che ci sono mosse che non avevo mai fatto del personaggio e me ne sono andata a leggere. Perché, come dicevo nel precedente video, comprare questi giochi in versione moderna, oltre a un po' finanziare questo tipo di mercato, visto che io, cioè, questo ce l'ho tranquillamente sul mame, non è che ho problemi, solo che qua hai tutti gli artwork, dicevo, e hai tutte le istruzioni, quindi se ci sono delle mosse che magari una volta erano scritte, appunto, come dicevo, nei bezel, in queste illustrazioni laterali, se no tu non lo sai come si fanno certe cose, quindi avere l'esperienza completa e non giocarci a caso. Qual è il vero Doppel? Perché mi sa che quello vero è quello che clona me. Mommy's Alive. Anche in questo gioco c'è la moglie. Quanto cavolo è anni 90, la mummia col cappellino, così, ma mummia comando, Mac the Knife. Jinx the Ninja. Dai, oh, come osi. Niente, oh, tanto mi prende lui. Ecco, andiamo su Callisto. E giustamente, chi c'è su Callisto? C'è tutto giusto, perché ci sono i cavernicoli. Comunque, anche guardando i concept, io non l'ho mai capita la scelta dei cavernicoli. Un conto al museo. Però, è vero, se ricostruiamo, che stavano ricostruendo Musashi Miyamoto Bionico, perché non... Oddio, adesso mi sono fatto un trip mentale sulla lore. Lui, il cattivo, sta ricostruendo... cattivi di tutte le epoche. Wow, ci sono arrivato a 30 anni, cioè... E questo è solo, invece sono dei balordi che stanno nel ghetto e basta. Comunque è storia.
Comunque io alle medie giocavo con un mio amico che io ero Jinzu the Ninja, sì. Ecco, sto scenario mi affascina un sacco, vedi tutti questi lore, gente ricca che appunto c'ha questa sta su Callisto, questo mi fa impazzire, questi qui legati da dei tubi, gente super creepy con delle donne. Cioè, come se fosse una lobby di gente ricchissima, sta roba mi fa smattire, troppo bella. Guarda quel quadro lì. Poi torna Dolg così. Lo sgherro numero uno. Una roba bellissima, quanto mi piace sto immaginario, proprio anni 90 da tutti i pori. Poi giustamente il ninja, cioè che squadra è? Capitan Commando, vabbè, è un future fighter, come abbiamo detto. Classico eroe ispirato magari ai comic book americani. Poi abbiamo un ninja che non stanca mai, non guasta mai, giustamente. Un bambino prodigio che guida un mech e naturalmente una mummia con un cappellino all'indietro, molto vestito casual di quel tempo. Cazzo, io voglio più lore sui personaggi, mica c'è scritto. Ecco qua. Siamo arrivati al clou. Che sprite è? Skumosai, si chiama Scamosai, come per dire tipo uccisore di feccia, tipo scam, no? E poi nella versione giapponese si chiama Genocide e ha più senso, Genocide, scusa, Genocide, non mi ricordo mai se è regolare o no. Genocide, ok. Che ha più senso, sarà uno che vuole fare un genocidio, tipo una forma galattica di qualcosa, non so, una specie di Galactus, non lo so, è vero. Ci sta che lo chiami Genocide, no? Invece qua Scamosai, Scumosai, non so. Fa un po' ride, però non so se è voluto, cioè, non so. Io questo l'ho visto fare no da Mage, è una roba incredibile. Praticamente, cioè, lui usa la mossa speciale questa per evitare certi attacchi. Tipo fa così, non so. Ah, quando brilla sta per sparare. Fa tipo, non ce l'ho fatta. Vabbè, quando brilla di rosso, è fuoco e quando brilla di blu fa ghiaccio. Un po' come Jill di Street Fighter 3, il boss finale. Ecco, lui quando fa questa fa la mossa speciale, così è immune. Infatti lui in questa run no damage si danneggia solo da solo, cioè no hit perché non viene mai colpito, ma lui si danneggia facendo la mossa speciale perché gli serve, ma non muore mai, perché comunque l'attacco Mega Crash occupa, consuma un po' di vita, no? Questo vola sempre. Voglio provare a fare delle cose. Possibile fargli una combo? Niente. Manca poco. No, volevo fuggire dalla meteo. Dai, questo è l'ultimo credito per forza. E lo tagliamo in due. No, non si taglia.
Wow. E niente, abbiamo finito anche Capitan Commando. Un po' di lore. I supercriminali che hanno infettato, diciamo, la nostra città, non ho letto, vabbè. Sì, abbiamo battuto Scamoside. Yeah. Ehi, ma tu chi sei? Tu chi Captain sei? Commando. Questo è un po' come chi sei, sono Iron Man, però ancora non esisteva. Cioè il film. Esatto, abbiamo Achiman, abbiamo visto all'inizio. Fanno un'exhibition di tutto il loro moveset. Ed è finita qua, però se rimanete ancora qualche secondo, intanto inserisco il nome. Dan di Daniele, giustamente. Ah, ho superato il mio precedente record, come nello scorso video, supero sempre il mio record di prova. Ho finito con il capitano. Eccola la lore, finalmente. Questo era il video che cercavo. Cos'è che dice? Ah no, era semplicemente così. Io mi ricordo che c'era una storia da vedere. No, allora mi sto confondendo con altre cose. Perché mi ricordo una linea di testo che scendeva dopo questa storia qua. E questo era Capitan Commando 1991 su scheda CPS1. E niente, e ci vediamo alla prossima con l'ultimo gioco del 1991 che è Knight of the Round, bellissimo. I Cavalieri della Tavola Rotonda. Grande, grande titolo, anche lì ci sarà da dire diverse cose. E grazie per essere stati con me. Potete recuperare il video ovviamente su YouTube, sempre sull'omonimo canale, in verità non è vero perché su Twitch è Monpezuma, mentre su YouTube è Yamazuma, che non cambia quasi niente, con la Y, Yama come montagna, Yamazuma. E niente, ci vediamo alla prossima. Bom. Bom bom.